Carissimi amici, buonasera da Luigi Colombini, siamo in diretta, siamo qui per parlare di radio. Io conduco altri programmi, anzi un altro programma da 18 anni da Intella TV. Sono in veste di ospite questa sera che fa un po' da animatore perché parliamo di radio, le radio libere storiche, e parliamo in particolare della nostra radio di Santa Margherita. Noi sammagheritesi salutiamo tutti i sammagheritesi all'ascolto e non solo, la RTA, una radio che il 7 maggio compirebbe, se ci fosse ancora 40 anni. 40 anni fa. E parliamo di queste radio, il fenomeno delle radio libere correva l'anno 1977 e io personalmente ne ho fatto 10 anni di radio in questa bellissima esperienza presso l'RTA, ripeto, di Santa Margherita. Loro, i signori che ho qua vicino a me, l'hanno proprio fatta, nel senso che l'hanno proprio messa su e sono partiti in quel famoso 7 maggio del 77. Alla mia destra Sandro Schiaffino, mitico. Alla mia Buonasera. sinistra Stefano Dondero. Due perni, due colonne, i primi che hanno dato vita a questa radio. Allora, introduciamo, facciamo un po' di cronistoria, ci facciamo un po', siamo quasi al compleanno, è Sì, vero? certo. Noi abbiamo cominciato, venivamo tutti da un'esperienza della banda di cittadina, i famosi CB. CB. Eravamo sei amici e io Sei venivo. amici al bar. Sì, esatto. E naturalmente venne a sapere che c'era qualcuno dei gruppi, diciamo, che stavano facendo delle prove di trasmissione tecnica, come si usava a quel tempo, e anche dissi che volevano fare la radio. Io parlai con Stefano, con Alberto e con Abbiamo Valerio altri, Cesare, manderemo delle canzoni ogni tanto e poi troverete altri protagonisti di questa meravigliosa avventura Certo, stava una iniziata a Santa Margherita quasi splendida. 40 anni fa. E anche a questo punto successe che sì, piuttosto che faccia la radio, magari in gruppi Sì, politici o cosa, altri io la gruppi. facciamo noi. E difatti ci informammo proprio così, proprio a livello proprio, Burocratico. proprio sì, c'era da fare una domandina che feci regolarmente e scelsimo, si scelse, non scelse, Sì, si scelse le la frequenze. frequenza che era Era una sola, 103.500, una sola. 103.500. Purtroppo erroneamente ho letto su internet che hanno dato altre frequenze, invece la vera, l'unica, la prima è stata 103 e 103 e 500. 500. E naturalmente la radio del 77, non come erroneamente hanno detto, che è nata del 76. No, noi c'eravamo, La fatta, oh, ragazzi, nel 77, 7 abbiamo maggio fatto le prove 77. condominiali perché Stefano, sì, ascolta, esatto. comprata la frequenza c'era il problema dove mettersi a No, trasmettere. sì, ma Da dove a quei trasmettiamo? tempi, quando l'abbiamo fatta, non è che si comprava, cioè noi l'abbiamo fatta come facevano tutti, era proprio il momento I che primi momenti in sbocciavano cui c'erano ancora gli spazi nell'etere. c'erano gli spazi, non c'erano leggi, non No, c'era sì, niente, no, e non noi era come adesso. logicamente ci siamo Infilati in intrufolati uno spazio in libero. quello spazio libero che poi prima delle leggi è passato tanto tempo che sono passati più di 20 anni, ecco, prima che Certo. riuscissero A a codificare bene tutto. codificare, a sistemare le frequenze, a giudicare le frequenze, tutte Anche quelle perché sennò cose sarebbe lì. stato un È mercato sempre selvaggio, sì, è tutti che sempre prendevano stato un frequenza, mercato. ognuno si Sì, inseriva. appunto. E il primo luogo dove è nata proprio Santa Margherita questa radio? Noi prima col nostro tecnico, che è un gran tecnico ancora adesso, le prime esperienze era condominiale, In casa, in casa. dal primo piano al secondo, cioè non era, Sì, abbiamo fatto un po' di giusto per. esperienze così, poi giustamente nel 1977 in casa del nostro tecnico di Jerry abbiamo fatto la prima trasmissione che non so se è durata Sì, un paio pochissimo. d'ore. Arrivavamo in Paio d'ore. piazza, Ed era il 7 dalla zona maggio? periferica di San Siro, arrivavamo in piazza perché Piazza c'era era una già. potenza limitatissima Tra l'altro voglio limitata. ricordare agli amici a casa, specialmente quelli di Santa, se ci fosse qualcuno che ricorda, che vuole intervenire, abbiamo anche la diretta, abbiamo il telefono qui davanti, potete chiamare qui il numero di Entella TV, tra un po' lo metteremo anche sovraimpressione, così infatti potranno interagire con noi, magari hanno dei ricordi, Sì, qualcosa, certo. e facciamo un bel programma A Amarcord, Marco. RTA Santa Come Margherita, eravamo? Come come eravamo? eravamo. La prima trasmissione andò in onda il 7 maggio. Il 7 maggio del 1977 alle Do 21, dove? Da quella, da casa di Jerry? sì, esatto, Del era tecnico via Jerry Somalia, Fabri, via Somalia, in Santa via Somalia, Margherita. Santa E la Margherita. prima canzone La fu, prima così la mandiamo subito in onda. Dei era Cavallo Bianco dei Mattia Mattia Bazar, Bazar. Andiamo a vedere grande. sto video. A tra poco.
Bene, sfumato questo meraviglioso pezzo. Allora, primo brano andato in onda il 7 maggio del 77 alle ore 21. 21. E lo sentivano praticamente da San Siro fino al mare, a Santa Margherita. Proprio sì. Eravamo già sul 103-500. 103-500, prima frequenza. Dopodiché, allora, cosa è successo poi? Ci siamo un po' rafforzati. Niente, pian sì, piano. Poi ci siamo rafforzati. Ci voleva una sede, però un posto, uno studio. Naturalmente passò circa, ora non ricordo molto bene, qualche mese, forse un paio di mesi, e si offrì il papà di uno dei ragazzi dei soci di allora, esatto, e ci offrì la possibilità possiamo ricordarlo, perché ci stanno ascoltando tanti sammagliatesi, il signor Cattoni che aveva un garage enorme, e sopra questo garage c'era un ufficio, e sopra l'ufficio noi andavamo. Uno spazio che se ve lo mettete a posto ve lo lascio. I soliti contenitori delle uova tappezzato, come si usava, e come forse usa magari tecnicamente, adesso sono cose più complete e più tecnologicamente avanzate. E poi andammo lì. E lì più o meno restammo, penso, intorno fino al gennaio del 78, quindi un anno e mezzo. Meno di un anno. E grazie all'interesse sempre del signor Ugo Cattoni, che parlò con l'allora sindaco, l'ingegnere Bottino, e ci dette la possibilità di andare al Castello Civico. E lì si fece tanta roba, tanta roba, che al punto poi qualcuno cominciò a criticare sui giornali: ma come è possibile, al Castello Civico c'è il Sacrario, ma vanno al Sacrario? Ma non era il Sacrario, ma bensì era una piccola nicchia che era sopra il Sacrario, in torretta, e lì si fece, era un'autentica bomboniera, piccolo, veramente. ma c'era, e poi man mano arredato benissimo, una vista meravigliosa, un posto la potenza, guardava direttamente Chiavari, esatto, e quindi per la trasmissione. E poi io personalmente, come Stefano e altri, ci siamo battuti tanto perché fosse, oggi abusata la parola, generalista. Quella era una radio generalista, anche io mi basavo molto anche sulla musico culturale,
nei limiti del possibile, perché volevo fare tanto per la città, per la genovesità e per tante cose. E abbiamo fatto tanto. Tanto, devo dire. Quei sì. tempi che erano, perché non è adesso, ora nei tempi di internet è tutto facile, no? Invece allora no, non era si così. Andava, si andava qua con i dischi poi eravamo vinile, autofinanziati, andavamo a comprare i dischi un po' per uno. All'inizio ero contrario alla pubblicità perché... pensavo, io come altri, perché pensavo che poi saremmo stati schiavi solo di quello e quello non mi piaceva. Poi col tempo, quantomeno la pubblicità, per in base spese. Ai premi raccolti in giro da negozi, eccetera, che gentilmente offrivano. Molti hanno collaborato. Hanno collaborato e devo dire che questo ci ha aiutato. Sono stati sensibili tanto. Per aiutare questa emittente. Ma l'aiuto grandissimo è stato da parte dell'ingegner Bottino, che tra le altre cose era un uomo taciturno, una persona molto molto lo ricordo seria. Anch'io con molto esatto è stato un onore. Addirittura una notte, un capodanno, sentì suonare alla porta dello studio, erano intorno alle 11 e dissi chi è. Sono il sindaco, un uomo, tra l'altro un uomo molto molto chiuso, un uomo molto riservato, e venne con noi e si fece la trasmissione di Capodanno, una cosa non ricordo. Con gli auguri in diretta del con sindaco. Gli auguri in diretta. Lui era felice, era molto felice. D'altronde Stefano, d'altronde la Radio Libera Santa Margherita anche per l'amministrazione comunale poteva essere un grosso servizio. Certo, innanzitutto l'abbiamo anche fatto le dirette dei consigli comunali. E poi se il sindaco doveva comunicare qualcosa direttamente alla cittadinanza, le porte erano sempre aperte. Abbiamo sempre fatto, siamo anche riusciti, non a Capodanno, ma mi pare in un'altra occasione che è venuto a trovarci l'ingegnere, siamo riusciti, io penso che siamo stati gli unici a Santa Margherita a fargli cantare Piemontesina addirittura bella. Me lo ricordo come se fosse adesso io. Questo è già nel castello. Nel castello, già no. Nel castello. Perché noi siamo stati su a San Siro da Geri due mesi. Sì, poi, facevamo, poi da Cattoni. Facevamo tre ore di trasmissione alla sera. Mettevamo poi siamo scesi giù, abbiamo allungato i tempi quando siamo andati nel garage di Cattoni. E poi abbiamo avuto una programmazione completa una volta arrivati al castello. Grazie a Cavallini Cesare che lui ha detto trasmettiamo. Che non potrà essere con noi questa sera perché è impegni di lavoro, Napoli, Bari, gira sempre su chi? Sempre in giro. Però è un carissimo amico, lo salutiamo, poi andrà su YouTube, questo programma, così lo salutiamo, il mitico Cesare. E i programmi che ti ricordi, i primi programmi, che praticamente la base di questa radio, i primi programmi, quelli storici. Guarda, noi siamo partiti a parte il fatto che... dall'oroscopo, le notizie, io sono arrivato un po' dopo. Oroscopo, notizie. E tutti avevamo anche la trasmissione di ligure, dialetto ligure, non genovese, perché noi da Genova abbiamo la bugna di Portofino che è quella che ci salva un po', che tiene separato, no? Sono molto campanilista io. Bene. Facevamo il genovese, poi anche il liscio. Io trovo scritto qua il banchetto, era un programma che parlava. Il banchetto parlava sigla, di cucina. Il programma di cucina, tra l'altro. La sora Elvira che ho conosciuto benissimo anch'io. Una signora piacentina trapiantata a Santa Margherita, commerciante. Una buonissima cuoca, bravissima. E naturalmente ci preparava che le ricette. Deliziava il pubblico con tutte le ricette. Andiamo a ascoltare questa canzone, allora, che era la sigla del programma della sora Elvira. Non è come adesso le ricette, si va su internet, si ascoltava l'RTA, la sora Elvira, che più o meno tutte le mattine era farina del suo sacco, e dava le sue ricette, e la sigla era questo banchetto. Thank you.
maestà. Vivere in te come sempre sento ti fa. Sì, siamo noi, il poeta, l'assassino, sol santità. Mitica PFM, ragazzi, passava Mitica PFM, ragazzi, c'erano di quei dischi allora, sì. Ed era in vinile, bello in vinile. Era bello anche per noi giovani che certo. Ripeto a tutti gli amici che hanno un po' le nostre età, via, che non era come adesso che ti interessa una canzone su YouTube, iTunes, scarichi di qui, scaricano sempre sti giovani. Noi invece è vero, dovevamo andare a un amico, sei nella radio libera, mi faresti la cassettina, questi sono i 10 pezzi, certo. Per poterli ascoltare, certo. E peggio di noi sono stati quelli che sono vissuti ancora prima, perché, sì, certo. Perché veramente questa sete di musica o te la suonavi in casa o dovevi andare a comprare il disco, la cassettina, certo. O la radio, aspettare che trasmettesse, o stare tutto il giorno con la radio accesa, aspettando che trasmettessero, oppure c'era anche la possibilità di fare le richieste. Quante richieste telefonavano, allora inizia l'era del telefono. Il primo telefono è arrivato subito. C'era Cesare Cavaliere, c'erano i viaggiatori. Non c'era ancora. Le richieste le facevano in giro, il bigliettino. Sì, esatto. Metti un po' con la canzone lì, fagli questo. Esatto. E poi arrivò il primo telefono. Quando sei arrivato io c'era già il telefono. Io sono arrivato nel 78 comunque. Sì, esatto. Me lo ricordo bene perché sì. Racconto anche un po' di fatti miei, tanto certo. In quel tempo lì io certo. E altri ragazzi certo. Di Santa certo. Abbiamo intrapreso un'esperienza con un'orchestra romagnola proprio comodissima, da Santa Margherita a Cesena, e spesso giravamo per le stazioni a tutte le ore, e allora parlando una volta con i taxisti o altri che bazzicavano questo ambiente, dire va, piacerebbe venire un po' quando abbiamo un po' di tempo libero, venire in trasmissione. Sto parlando del sottoscritto con Vito Palomba e Dario Brunetti, che allora proviamo, e allora abbiamo trovato veramente e misero su un gruppo straordinario, Fiati dopo chitar- questo un pochino dopo sì vabbè, comunque era quell'anno lo dico subito, era quell'anno si lì. Chiamava The Ficus Orchestra, The Ficus Orchestra, una cosa straordinaria, averci una registrazione non ce l'hai, Magari su qualche cassettina chissà sì. Dove forse c'è, abbiamo messo su questo gruppo perché organizzavamo delle feste sì. Al palazzetto, all'hotel Helios o nella discoteca quella dietro al porto, adesso come si chiama, La Valletta. Adesso la Valletta. Charlie Brown. Allora era Charlie Brown.
E quindi ovviamente facevamo anche musica dal vivo, allora arrivavamo tutti noi con strumenti, amplificazione, mettevamo in piedi poi i successi, le hit del momento e ci divertivamo alla grande. E allora i programmi più in voga, Stefano, vediamo un po'. Ma, guarda, c'era le previsioni del tempo, davamo previsioni del tempo. Sì. Poi c'era un brano che si metteva al mattino quando si aprivano i programmi. Il programma era Alessandra di Pino Calvi. 6:30, 7:00, 8:00. No, veniva alle 7:00, 7:10. 7:10. Era Didi Capurro, che salutiamo. Che salutiamo. E lui era l'idolo delle massaie, delle casalinghe, perché cominciava al mattino. Ed era bellissimo. Sembrava un po' troppo sdolcinato, però piaceva. Tutti i miei malati, le signore, tutti quelli che stanno qui. E poi l'oroscopo. E allora tutte che chiamavano. Era anche un SOS voce amica. E noi da casa che sentivamo i dischi andare, tutti sti LP andava prima canzone, seconda, terza. Via andava. E poi un po' di cartone alla fine girava. Andava tutto, perché ovviamente non c'erano i registi. Faceva parte della radio di quei tempi. C'erano anche tante imperfezioni, ma era veramente genuina. Era un servizio pubblico, però di altissimo livello. Era un servizio pubblico. Voglio anche dire che noi le nostre feste che facevamo in giro ne abbiamo fatte anche tante in beneficenza, sicuramente certo. Abbiamo fatte tante, quelle con la Croce Verde, durante il Carnevale, poi anche per Fischi Applausi, persone che avevano dei problemi eccetera. Fischi Applausi è stato le cartoline, non si trovava una cartolina postale in tutto il Tiguglio. Sì, difatti avevamo la casella postale, poi alla posta mi andarono a chiamare, era il P.O. Box numero 11. A un certo punto mi andarono a chiamare: guardi, abbia pazienza, perché qua era sotto Natale che doveva essere poi la finale, c'era due o tre gruppi importanti come gli Alpini, c'era la Ficus Orchestra e avevano un seguito importantissimo di persone, cartoline, perché c'era poi la votazione in sala, che era la giuria, diciamo, di qualità, oggi si chiama, no? Certo. Gente che magari non sa nemmeno, forse nemmeno che cos'è la musica, e invece naturalmente oggi è la giuria di qualità. E la giuria di qualità ci faceva, scegliendo delle persone più o meno che si conoscevano, ma nello stesso tempo che avevano una certa autorità, e poi l'altro vincitore, simpatia, era dovuto a questo numero immenso di cartoline, che poi mi dissero: guarda, ormai è quasi finito, abbia pazienza, perché noi non le ritiriamo più, perché non è possibile. Una cosa incredibile, quindi un grande successo straordinario, e l'incasso era tutto per la pubblica assistenza, per gli amici, e tutto quanto. Non è mai stato fatto niente sulla radio, lucro. Non abbiamo assolutamente mai lucrato, anzi, io personalmente, io, lui, come tutti gli altri soci, ci abbiamo messo ci tutto, si lasciava tutto per poter andare riguardo avanti. Riguardo al Box 11 era, siccome noi eravamo quelli che ha fatto questa radio, eravamo CB, non radioamatori, perché radioamatori erano uno scalino su di noi. Certo. Poi quando è arrivato internet sono spariti tutti. Noi eravamo quelli in più basso, però ci davamo da fare, e per i collegamenti il nostro box era il numero 11, dove arrivavano le cartoline dei collegamenti. Infatti, che facevamo, quella non arrivava mai, improvvisamente ne arrivò una valanga, delle valanghe. Una cosa incredibile. E quindi dicevamo, così ci prepariamo per la prossima canzone. A casa mi raccomando, specialmente da Santa, 0185 39 39 07, almeno ci raccontiamo qualcosa simpaticamente in diretta. E la Radio Activity, c'era un brano dei Kraftwerk a quei tempi, che alla sera chiudeva, un po' tedesco, cioè la Rai mette l'inno d'Italia, noi volevamo fare come la Rai, mettevamo questa Radio Activity. Ringraziamo la regia. It's in the air.
Bald wären zum Empfangsgerät. Radioaktivität. Wenn's um unsere Zukunft geht. A me gli occhi, ma dico a gente di Santa Margherita, non vi vengono i peli dritti a sentire questa, perché non ci si faceva caso, però sto brano andava di notte quando si chiudevano le trasmissioni e poi ovviamente la mattina per dare l'avvio alla giornata. E poi di notte andava la bobina praticamente. No, i primi tempi. Cessava tutto. C'era solo la cosiddetta portante. Un suono bello basso. Per occupare lo per tenere occupata la frequenza. Ecco. Poi è venuto in seguito dopo la famosa frase di Cavallini che ha detto adesso 24 ore su 24 musica. Allora ci siamo tassati, abbiamo comprato i registratori a bobine. Poi si rimase spiazzati perché non c'era chi poteva fare tante trasmissioni, era un momento che non lavorava ancora. Però e tutte le volte che questo aggeggio a bobine non funzionava o si inceppava, bisognava fare le corse. Perché non si sente più niente, non c'è più musica, allora parte uno, parte l'altro. Ci sono degli aneddoti bellissimi da raccontare, ce ne sono a centinaia, certo, migliaia, certo. Perché ogni giorno ci poteva essere il periodo, quello che ricordo io, per cui dal 78, io praticamente ho fatto 10 anni, 78-88, quindi sono di 10 anni intensi, che mi hanno anche aiutato quando poi iniziai i programmi qui su Entella TV, ma in televisione, però, ma sei abbastanza sciolto, ho fatto 10 anni di radio, un po' di palestra l'ho fatto. Guarda che si è fatto un sacco di gente. Si è fatta un sacco di gente, vediamo un po', dai. 191 persone. Chi offre di più? 191 ragazzi. Speakers. Sono conduttori, speaker, erano dal 77 fino arrivare all'83, al settembre 14, il 24 no, settembre però, dell'83, adesso... quando io ho contato quelli, fino al tempo sono stato 6 anni e mezzo. Ho una domanda... Sì. Quando ha chiuso i battenti la radio? Io e Alberto... Sappiamo quando li ha aperti? Nel 92. Noi, poi è andata avanti ancora, ma non con noi. No. E chi l'ha portata avanti? Mi sono lasciata un po' andare, non ci ho neanche più pensato. So che poi è stata spostata in altro... ha cambiato nome, perché ci sono stati i passaggi di mano, che le frequenze noi le abbiamo regalate e gli altri le frequenze se le sono vendute, regalate, vendute, poco dopo forse vendute anche ancora all'asta. Perché tra l'altro, essendo stati tanto tempo, avremmo avuto delle possibilità di mantenere la radio, perché eravamo stati tra i primi a essere. Certo. Invece questo è stato un po' sottovalutato, poi è chiaro che quando... Forse non ci credeva nessuno. Sì, certo. Forse non ci credeva nessuno, invece ancora oggi la radio ha il suo peso... Molto probabilmente noi sapevamo che avevamo un bel giocattolo in mano notevole, perché il gelato faceva paura anche se era una radio che arrivava avevamo un lavoro da mandare avanti, le famiglie e tutto, tanti problemi. C'è una telefonata, vediamo un pochino se troviamo qualcuno. Pronto, questo qua, no? Viva voce, eccolo qua. Viva voce. Pronto. Ciao, sono Fabio De Zan, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao, sono uno speaker che fa parte del gruppo della Mandria lì della Radio in TV, ma anche di Radio Tiguglio, perché io sono stato a Radio Tiguglio tra il 1996 e il 1998, quando c'era Rudy Zerbi, quando c'era Marco Revello, Paolo Musoni,
Marco Nicolosi, tantissimi altri. Per me è stata una bella avventura. Sentivo parlare poi della vista magica che c'era dal castello di Santa Margherita. Direi. Io ho iniziato la mia storia a Radio Antena Ligure, ma ho sempre detto che, nonostante ho fatto varie radio, Radio Tiguglio mi è rimasta veramente nel cuore, perché ho trovato una famiglia. Eravamo un gruppo di giovani, non eravamo affiatati al di là della radio, però ognuno aveva il suo compito. Io facevo la domenica e poi il registrato un'ora al giorno, ed era una radio che aveva un suo ascolto, un suo fascino. Peccato che poi, come tutte le radio, hanno avuto una fine per motivi che noi sappiamo, ed è giusto non andare più a ricordarli, perché sono troppi. Ecco, la radio ora è un'azienda, la radio adesso è un'azienda, come tale tu non puoi più andare a fare volontariato, dovresti assumere un personale, e come tu sai, con la pubblicità e con i prezzi delle pubblicità che abbiamo adesso, non possiamo mantenere nessuno. Resiste soltanto Radio Aldebaran, lunga vita glielo auguriamo. Ed è un peccato, perché la radio libera è sicuramente la radio, dava veramente, come dicevate voi, un servizio, era un servizio alla popolazione, alla gente locale, l'informazione, eravamo sempre sul pezzo, i signori lì presenti prima di noi. E quindi, con molta nostalgia, io mi porto 20 anni della mia piccola esperienza. Volevo solo testimoniarla, visto che leggo Radio Tiguglio. Ti ringraziamo tantissimo. Ti ringraziamo, ci fa piacere. Grazie. E saluto questi signori che non conosco, ma che abbraccio, visto che hanno fatto parte della radio. Grazie allora, ciao, grazie dell'intervento. Ragazzi, buona ciao, buona ciao. Serata, grazie. Questi signori devi ringraziarli, perché se non ci fossero stati loro non ci sarebbe stato il resto. E quindi sono quelli che hanno... Comunque, così. Volevo riprendere una cosa, c'è chi ce l'ha fatta, perché Mario Violanti, quello che ha fondato e ha seguito una radio che lui aveva, è diventata Radio Italia, solo musica italiana, e poi Video Italia, è uno di quelli che ce l'ha fatta. Che ce l'ha fatta. Questo sono un esempio, era un uomo anche con... magari anche con delle possibilità non indifferenti, però è partito da quello. Ma poi la radio ha sempre il suo fascino. Certo, e poi certo, voglio dire... Certo. Bello come la radio. Poi voglio dire, prima di mandare il prossimo brano, dire, ma anche la funzione sociale che aveva anche per noi giovani, di stare insieme, certo, di, ti ricordi come si era creato? Certo. A volte anche rumoroso, cacciaroso, nel senso c'era, però c'era un bel gruppo. Sì, c'era poi, una bella poi c'era sempre il, diciamo, quello preso di mira, il Nello Villa della situazione. Nello Villa. Nello Villa è stato un bel capitolo dell'RTA, che è un carissimo amico cantante, che poi ha avuto la sua storia, e l'abbiamo anche fatto cantare. Veniva apposta per cantare, l'abbiamo praticamente scoperto e lanciato noi in tutti i modi, l'abbiamo lanciato in tutti i modi, e è stata veramente una bellissima esperienza, e lo salutiamo. Io so che è sempre in attività, tra l'altro lo saluto, perché sempre sul pezzo, incide sempre dischi, va sempre avanti, molla di un minuto. Tra i tanti programmi che avevamo anche perfino le previsioni del tempo, e si diceva che le forniva la Capitaneria di Porto, esatto, è vero? Esatto, ci fornivano tutti i giorni. Esatto. Sì, per un certo periodo ci sono andato, poi dopo devo confessare che poi sono impegno arrangiato diversamente. Però, su internet. Non c'era internet, no, assolutamente. Però le previsioni del tempo... a cura della nostra Capitaneria di Porto. E la sigla era Time dei Pink Floyd. Thank you.
E a questo punto partivano le previsioni del tempo. Andiamo avanti. Vorrei ricordare a tutti gli amici a casa che il qui presente Sandro Schiaffino conduceva un programma che le cui alcune puntate io le ho sentite da casa perché ancora ero un cittadino qualunque. Poi quando entrai in radio seguì ancora di più queste puntate perché andava a pescare i personaggi che c'erano nella nostra zona. Cos'era, una galleria del personaggio? Qualcosa del genere. La rubrica. Si intitolava Galleria dei Personaggi e ce ne sono stati tanti. Tantissimi. Importanti. E poi dopo fu ribattezzata Galleria dei Personaggi, ovvero Arti e Mestieri, perché poi personaggi importanti non avevo più trovato. Grazie a degli amici. Beh, ce ne ricordiamo qualcuno tra i primi più importanti. Prima non so, da Macario. Salvatore Gotta, Vittorio Girossi. Riguarda la cultura e tutto il resto. Poi non so, Pruzzo, giocatore del Genoa, Castronare, giocatore del Genoa, Donadoni, giocatore del Milan, Ornella Vanoni, Beppe Grillo con Gianni Belfiore al bar Colombo. Come era stato Beppe Grillo? È sempre stato uguale, poi ho avuto occasione anche di rincontrarlo a Sanremo quando ero per lavoro là al festival e tra l'altro poi tantissimi altri. Tullio De Piscopo. Allora adesso apro un po' della mia. Posso dirti una cosa? Venne su in radio, no? Veniva a fare i programmi con noi. Mi ricordo che ha fatto un concerto con una latta di conserva. E quella sera che abbiamo chiamato l'Esposito in diretta, sì. L'abbiamo chiamato, era già mezzanotte. oppure io giravo spesso per Santa Margherita con De Piscopo ed era il periodo in cui scriveva anche il metodo per batteria e mi diceva Luigi guarda un po' qua se va bene sta frase, che era esperienze bellissime. Giravo, avevamo ospiti in radio, li avevo intervistati io, i Rockets, quelli tutti pelati, erano tutti rovinati in testa perché si mettevano quella robaccia, quei veleni, avevano tutti, e poi giravamo un po' per Santa, ma chi ne ha quelli? Ma sono i Rockets, ma cosa ti dici? Sono venuti anche in radio a fare l'intervista. E quanti ne abbiamo intervistati anche in radio? E in tutto tra i famosi e tutto sono stati circa 65, perché poi dopo... Personaggi di un certo livello. Andava al venerdì in prima la replica al venerdì, sì, poi... infatti nel palinsesto c'è scritto, c'era una replica e c'era la trasmissione principale. E devo dire che poi l'ultimo Scalpellino, poi si andava a cercare quelli esatto, ricordiamo qualcuno che non c'erano più di Santa Margherita. Ricordamene qualcuno perché piace anche a me. Allora, un po'. Uno, quello che l'ho appena nominato, lo Scalpellino, era d'estate, faceva il posteggiatore al Covo di Nord-Est negli anni 60, ma lui è un signore. Lui era un signore che era uno scalpellino, tant'è vero, io tutte le volte che ne parlo di questo signore, era un artista, dove c'è l'Hotel Excelsior a Rapallo, andando verso Santa Margherita, sulla destra, appena passato l'Hotel Excelsior, c'è una villa, all'ingresso due colonne, e in cima ci sono due sfere enormi, fatte tutte a mano da questo signore, che si chiamava Natali. Natali. E questo è come tanti altri. E poi altri artisti di Santa. Ghisu, l'artista del ferro battuto. Esatto. Che ha lasciato delle bellissime... capisci che le schede che sono qua... Ora serve per ricordare, perché c'è tutto e non è cancellato... C'è tutto dentro. Però bisogna dargli l'input per farle ricordare. Questo fa bene perché è un esercizio, ma anche per gli amici a casa, perché intanto ricordano tutti questi grandi artisti che abbiamo avuto a Santa Margherita. No, ma veramente tanti. Novella Parigini. Che lasciava anche dei suoi quadri con premi. Infatti, quando facevamo concorsi, eccetera, avevamo i premi della Novella Parigini. Certo. Devo dire adesso devono essere anche abbastanza. Valgono anche qualcosa. La Novella Parigini a Santa Margherita c'era sempre. È stato anche quello un'esperienza
importante perché era seguita, come immediatamente dopo, al sabato facevo con Armando Vaccaro, il medico, il chirurgo, facevo un programma d'estate che si chiamava Musica e Medicina. Era una sorta di personaggio anche lui. Naturalmente parlavamo, c'era un pezzo, un brano, E poi e si parlava un parlava una po'. cosa di medicina, però era tipo l'eritema solare, non era Sì, degli niente di grave, sì. approfondimenti, Niente di ecco. particolare. E anche lui, a modo suo, è Ha un qualcuno che è contribuito. diventato un personaggio. E difatti lui mi è sempre stato grato, perché tutte le volte quando mi chiedono, ma io ti ho sentito radio, e anche quella era una piccola soddisfazione, Sì, devo dire. infatti, come adesso t'ho visto per televisione, è vero. T'ho visto Comunque per guardate il numero, amici di Santa, 393907, non solo di Santa, da tutte le parti, perché Radio Giguglio ci chiamavano da Certo. tutte le Sì, parti. Il posto più tutto distante Levante. da dove? Dal Levante si arriva Nell'entroterra. da Carasco, da Casarza, verso il, diciamo, sul Levante, qua Arrivavamo nel alle porte Golfo. di Spezia, Esatto, insomma. ed infatti in certe zone si arrivava a Moneglia, e poi dalla parte di qua invece si riusciva ad arrivare qualche volta a Pieve, a Bogliasco e a Vegno. E a Vegno, Invece a Recco di qua e Uscio, Camoglino. Vegno, eh sì, Esatto, perché c'era il Monte di un po' di Portofino. E poi copertura. c'era l'entroterra fino in Val di Sì, Vara, quello Maisana, sì. quelle Infatti, zone, quelle zone. la Val Fontana la Buona. Val Fontana Buona, tutto quanto. Sì, la E Milano San l'amico, Martino. amici qui della zona, l'amico Dondero, dovete sapere quando noi ritagliamoci qualche spazio anche per noi, Sì, dell'Orchestra anche. Caravia, andiamo a suonare a Rocca Tagliata, dove c'è la famosissima sagra della Sagra della patata patata. quarantina genovese, una Genove nel sagra bosco di nel Corsiglia. bosco di Corsiglia. Il padrone di quel bosco è lui, tutte le sue proprietà, in particolare quella che mette gentilmente a disposizione Certo. per quella bellissima sagra della patata Della quarantina a patata. Rocca Tagliata, in Val Fontana Buona. Parlavamo di concorsi, di cose che abbiamo organizzato con l'RTA, il Palazzetto dello Sport, a mettere giù tutti quegli affari per coprire il Pannelli, parquet. Ti ricordi che parquet. lavori facevamo tutto per Non è beneficenza che ce li e per mettevano giù, divertirci? ce li Facevamo tutto mettevamo giù noi, noi. ma con un piacere, con un'energia e con veramente un modo proprio, ci mettevamo l'anima. E poi si faceva questo grande concorso che era Fischi Applausi, la sigla era Sì, queste, gli degli applausi dei applausi dei Camaleonti. Camaleonti, Gli certo. applausi, la grande canzone dei Camaleonti. Applausi, tu sola non ci sei.
della serie Come eravamo, è vero, Com'eravamo. i Camaleonti, anche loro, ma fanno sempre le serate. Ho sentito questi giorni che sono stati anche ospiti, ci danno sempre, Sì, 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 sì. ci danno Sempre. sempre. C'è Tonino che Tonino comunque è un po' aveva una bella cotto, è una bella voce, voce, era bravo, veramente. Poi i bravissimo, a pezzi tipo tutti, e poi hanno un sacco di belle canzoni, i sì, Camaleonti, hanno delle veramente cover delle cover importanti. importanti e delle belle canzoni. E tra i programmi che ovviamente c'era anche molta fantasia, molta voglia di Sì, fare cose quello non nuove, mancava. scopiazzare un po' anche a destra e a sinistra, e perché no? E poi ovviamente essendo una radio locale ci voleva anche il programma in genovese, in Certo, dialetto, è vero? È condotto da qui presente Stefano che telefonava la gente, vero? telefonavo, Sale a si telefonava, Fiamma Anghilla. Fiamma La Anghilla. Fiamma Anghilla, La Fiamma. e la gente telefonava, si appassionava, e non solo per richiedere brani Sì, del faceva. folklore Sì, genovese. parlavamo ligure e poi Ma sì. c'erano indovinelli, eccetera, eccetera, di parole strane, Durava in un'oretta il dialetto ligure. programma? Sì, un'oretta. Alla sera, cos'è? Da che Facevamo ora? un'oretta di liscio, delle volte la facevo a pomeriggio, delle volte alla sera, Ah, per finito il finito lavoro, il lavoro. finito il lavoro, facevamo un'oretta di Cioè, liscio. Poi pensate un c'era. po' anche voi a casa, uno faceva la sua giornata di lavoro e poi poteva andarsene a casa, no, c'è da fare il programma in Ma lo radio facevi e con si faceva con piacere, lo piacere. facevi con piacere perché la passione della E c'era radio questa, era è una indescrivibile, passione. almeno per quanto mi riguarda, io una cosa Era che di più bello non ci una può grandissima essere. passione. E quindi. E poi faceva genovese, poi anche liscio che c'era Sì, Agostino, con facciamo un me, po' di. pensa Agostino, lo vogliamo che, ricordare. Agostino certo, Recchia, Agostino Recchia, sì, noto falegname in noto Santa Margherita. falegname di Santa Agostino. Margherita, Agostino. Agostino E Recchia. praticamente era nel genovese, era la tua spalla, La eravate mia voi spalla, due. sì, perché facevamo sia uno sia Botta e l'altro risposta, sì, insieme, botta infatti. e E risposta. dopodiché, poi Agostino, non, per motivi di lavoro, Sì. non Poi riuscì più. facevo anche il liscio che a quei tempi non muovevo neanche un piede. Adesso riesco a. Vogliamo aprire una parentesi su Sì, questo discorso, apriamola, perché apriamola. io aprirei una parentesi interessante per gli amici a Certo. casa. Perché noi, io lo dico sempre quando faccio i miei programmi, in cui sarebbero programmi di liscio, di ballo. Io sono 18 anni che da questa emittente mando tutti a ballare. Andate un po' a Certo, ballare, che vi tiene. andate a ballare, Stefano, andate. lui arriva ogni tanto, guardate come si tiene in forma. E praticamente diciamo che il liscio era un po' snobbato. Sì, E noi giovani del tempo, che io lo facevo, ci vivevo anche, mi mantenevo gli studi, via. Certo. Però mettermi lì a 20 anni, 21 anni, 22 anni a fare il programma di liscio mi sembrava Ma di essere un po'. la parola generalista che usa di moda adesso era già allora, perché doveva esserci spazio per tutto, in questo caso anche il Sì. folk era C'era un sacco importante. di ascolto, c'era un sacco di gente che l'ascoltava. Tant'è che dopo qualche tempo c'è stato un signore che ci ha visto veramente lungo, un certo Angelo Zibetti con la sua Radio Z, che pian piano ha comprato le frequenze, di tutte queste radio che pian piano mai in crisi chiudevano facendo delle offerte. E poi lui ha preso praticamente questo canale della musica da ballo, il liscio, che tutti avevano un po' bistrattato e trascurato, e ne ha fatto un network, praticamente una radio con 2 milioni di ascoltatori Sì, al ma giorno, roba appunto del ha genere, un grande perché ascolto, aveva sicuramente. capito che. Doveva soltanto ovviamente essere andare più per estensione, ovviamente allargare in tutte le regioni o in parte, almeno nel nord Italia. Dopodiché avrebbe preso un sacco di ascolto perché tutti gli appassionati di questo genere, raggruppati tutti quanti, crei veramente un network e hai un bacino d'utenza incredibile, che tutti gli altri avevano un po' Snobbato. E non solo quelli, diciamo, che vanno a ballare o che in sala, No, eccetera, ma ma anche anche altre persone, che hanno il piacere di certo, troppo, ascoltarlo. Che hanno il piacere di certo. ascoltarlo. Torniamo allora al genovese, la sigla dell'amico Stefano, Era Vico Dritto Vico, che Puntagino. poi ti Che poi telefonavano e ti facevano anche gli scherzi. Pucci, sì, che Pucci era un nostro caro amico, sì, Pucci e Pippo, tutti e due. aveva fuori la più bella voce del folklore ligure, a mio avviso, Infatti, a mio avviso, sì, quello più. non ci sarà un altro, Non per ci sarà conto un mio, altro come il Pucci. assolutamente. Vico Dritu Pontegelu. Vico Dritu Pontegelu, è sempre stata meggiovia, in tuo caffè da Scialucia, me che sono
arruinò. Il caffè ebbe due palanche, il cicchetto 20 cipi, li obbligò i miei primi vizi che in galea abortò. Chi m'ha tradito è un amico, o m'ha tradito per due palanche, vorrei assurdi un istante per fare la pagà. Non si rompe questa cella, sta guamiando l'inferiata, quanto tempo le passò, anche lui per mia venia. Mezzogiorno l'intro sbiro, a portare una rassù, in a piccola porzione, per tutto giornato via basta. Devo scrivere alla mia bella che mi venga a ritrovare. Addio padre, addio madre, sono condannato a 20 anni innocente, ma quel vile delinquente sotto un pugnale deve morire. Ho sentito una campana, a campana da refugio, ma portò a portò e a mia vita finisce qui. Mando un bacio a me muè, un saluto a me pre, un finito di belli che per me non torna. Sentenze